Ecco, Presidente, mi scuso, ma questa purtroppo è la mia situazione attuale, come collocazione all'interno dell'Aula. Allora, grazie. Mi viene data la possibilità per rispondere ad alcune osservazioni che sono state fatte dai colleghi, ma soprattutto per ringraziare l'assessore Lemmetti, il suo staff, la Ragioneria Generale, l'Oref, per un lavoro meticoloso e attento che ci porta a metà dell'anno circa ad avere una sola variazione, perché è già alcune volte oggi che ho sentito che ma avete fatto una variazione sola. Allora, l'altro anno 12 erano troppe, quest'anno una è poca. Assessore, proviamoci, attestiamo su 5-6, così forse va bene a tutti, possiamo provare. Allora, io invece sono ben contento del fatto che ci siano poche variazioni e la parte Scusate, corposa di... però, colleghi, vi chiedo di prendere posto, di fare silenzio, altrimenti si fa fatica a seguire l'intervento. Grazie Presidente. La parte corposa di questa variazione è una cosa che è sempre successa in tutti, diciamo, in tutte le consiliature, con i governi da 100 anni a questa parte, cioè mezzo miliardo che il governo, quasi mezzo miliardo che il governo dà a Roma, rendendosi conto che Roma è una città diversa da tutte le altre, e io ci tengo a questa cosa, senza ovviamente nulla togliere alle meravigliose città del nostro territorio nazionale, ma Roma è una città unica per dimensioni, problemi, responsabilità, ruolo, insomma per tutta una serie di fattori che fanno sì che è ora che qualcuno si accorgesse che Roma è la capitale d'Italia. Per cui per i trasporti ci vengono 425 milioni e mezzo, si fa quasi mezzo miliardo. Cioè non è... Io capisco che gli euro ormai ci hanno portato fuori da una logica e tutto sembra meno altisonante, ma mezzo miliardo di euro per i trasporti non sono poca cosa, unita anche ai 60 milioni, anche qui 60 milioni, cioè una volta diciamo 120 miliardi, cioè qualcosa di diverso, che vengono dati alla capitale come dotazione finanziaria per il ripristino della piattaforma stradale, un qualche cosa che è sempre successo e che quindi rappresenta ormai la norma. Però in un bilancio di questo tipo, in cui andiamo con avanzo a sostituire indebitamento, cioè non ci andiamo a indebitare e al posto di questo utilizziamo l'avanzo delle precedenti gestioni, che grazie al fatto che la variazione arriva a maggio-giugno può tenere conto dei saldi che sono stati, diciamo, messi a punto e determinati dal rendiconto. Però ovviamente le critiche... E hanno faticato questa volta, assessore. Quindi questo è un altro punto, perché oggi le opposizioni vedevo che, insomma, dice, ma che cosa gli andiamo a dire a questi oggi? Che critiche gli possiamo sollevare? Vabbè, ci vengono sollevate critiche su 23 milioni, sono importanti i 23 milioni, su tutta una serie di interventi che sono stati definanziati. Allora, io vorrei precisare che il definanziamento di un intervento non sempre corrisponde al fatto che quelle cose non si facciano più. Anzi, spesso e volentieri corrispondono esattamente al contrario, o a qualcos'altro. Allora, sul discorso dei fondi regionali, l'assessore Mello in questo momento non c'è, ma ci ho parlato prima, sui fondi regionali che erano stati attribuiti al corridoio EUR Tor De Cenci, EUR Laurentina, Tor Pagnotta, meno 3 milioni, è perché la regione ha pensato bene di ridurre il finanziamento previsto di 9 milioni a 6, di conseguenza costringendoci, ovviamente noi dobbiamo tenere il bilancio in ordine, a decurtare 3 milioni su quello stanziamento. Vi volevo tranquillizzare. Ciò non comporta fermi, stop, ritardi o altro. Il progetto va avanti, il progetto è blindato, l'appalto funziona e l'opera verrà realizzata. Potremmo dire 3-0 per noi. Vabbè, andiamo avanti.
diciamo che analogamente sui 71.000 euro di fondi privati per l'area dei fori imperiali, lo scavo del foro di Cesare, andate a vederlo, è un'attività in corso, c'è un ridimensionamento della spesa e di conseguenza un ridimensionamento del finanziamento. Vado avanti, allora magari non vi do tutto l'elenco che potrei annoiarvi, vi do le parti magari un pochino più significative. Allora sulle opere, qui faccio un intervento un po', c'è cioè l'assessore Gatta, magari mi conforta con un cenno della testa, ma sulla parte relativa ai fondi del SIMU sostanzialmente, molte di queste opere praticamente sono state addirittura aumentate in termini di disponibilità e trasferite come finanziamento sui fondi che derivano dal, che vengono fatti dallo Stato. Quindi in realtà quelle opere, dal punto di vista della correttezza di bilancio, devono essere stralciate da una parte, ma trovano realizzazione da un'altra parte. Vedo che l'assessore fa sì con la testa, quindi non ho detto una stupidaggine. E questo va, riguarda la stragrande maggioranza delle opere che sono citate in quell'elenco di stralci. Per la sovrintendenza, che è un'altra parte relativamente corposa, allora sì, su alcune, allora, su alcune cose ci sono dei ritardi nell'aggiudicazione della gara, ma sono attività in corso che verranno portate avanti. Su un'attività, dunque, parlo del, così per cronaca, del convento Sant'Ambrogio, restauro e conservamento all'edificio da adibire ad uffici della sovrintendenza, secondo stralcio, in realtà ci sono problemi catastali, quindi ci sono delle verifiche che vanno fatte sul possesso del bene. Quindi in realtà stiamo parlando di un'attività che nulla a che vedere con la volontà di non fare quella cosa. Su un'altra attività, Circo Massimo, biglietteria, lavori di completamento dei sistemi di videosorveglianza, parliamo di 68.000 euro, questa è un'attività che ricadrà nel contratto ZETEMA, per cui è stata stralciata dall'elenco delle, delle opere che erano state inserite inizialmente, che sarebbero state finanziate con mutuo. È divertente questa cosa. Andiamo, perché questo magari è sfuggito, tutto questo elenco era finanziato con mutuo e nella stragrande maggioranza lo andiamo a finanziare con altre fonti di finanziamento che rappresentano, indovinate un po', meno indebitamento per l'ente. Assessore, ma lei ma come lavora? Veramente? Cioè, ma, cioè, qui, oggi in commissione c'è una nostra deputata che, mi chiama, che sta in commissione bilancio alla Camera, mi chiama da stamattina perché mi vuole dare notizie e indicazioni sul fatto che finalmente anche i nostri coobbligati contrattuali si sono accorti che Roma è una città diversa, non è la famosa Roma ladrona di una volta, e stanno lavorando finalmente per diciamo, mettere a punto diciamo, tutto quel sistema di emendamenti che qualcuno improvvisamente chiama Salva Roma e che porterà, dopo la chiusura della gestione commissariale, a risparmiare 2 miliardi e mezzo fra i cittadini italiani e romani per i debiti. No, non lo dico, non lo dico che sono state le precedenti amministrazioni, state tranquilli, questa volta ve lo evito. Quindi io credo che anche nell'imminenza di un assestamento che parte da una base solida come quella del rendiconto determinato entro il 30 aprile, questa abitudine di rispettare pure le scadenze, io non so se ce la vorremmo togliere da qui a fine consigliatura, perché credo che non vada molto di moda, e di una variazione che, ripeto, porta fondi e stabilisce che le finanze di Roma Capitale hanno finalmente un po' di soldi da spendere per queste benedette opere per la città di Roma che sono state lasciate indietro mentre qualcuno pensava a fare le vele di Calatrava e i nostri trasporti, le nostre strade andavano in malora per soddisfare non si sa quale volontà e chissà quale desiderio di grandezza di qualche amministratore. Noi amministriamo facendo il nostro dovere, è vero. E io le auguro una cosa, assessore, a tutti i colleghi ovviamente assessori, ai consiglieri, ai presidenti di commissione, ma soprattutto agli uffici, continuate a fare il vostro dovere, che a noi va bene così. Grazie.